L'asset allocation è una cosa senza senso. Lo dice Warren Buffett, non lo dico io. Io non lo posso dire, anche perché non sono un esperto. Warren Buffett invece lo è. Ma andiamo a capire cosa effettivamente dice Warren Buffett, perché sta dicendo questa particolare cosa e perché Charlie Munger gli risponde dicendo che nel settore degli investimenti e soprattutto nei cosiddetti dai cosiddetti esperti del settore, quelli che stanno a Wall Street, c'è questa vendita del nonsense, questa continua vendita di fondi che possono farti perdere soldi. Ma partiamo dal principio, e cioè che io sono Pasquale e questo è Risparmio, e questo è un nuovo video del vostro amichevole investitore e risparmiatore della Porta Accanto. La cosa di cui parla Warren Buffett la si trova su un video di una delle varie convention che Warren Buffett fa durante il rilascio degli earnings di Berkshire Hathaway, a una domanda che gli viene fatta riguardo appunto l'asset allocation. Secondo Warren Buffett, l'asset allocation di per sé, come viene impostata molte volte, è senza senso, non ha senso. Lui la definisce nonsense. Il cosiddetto ricercare il giusto bilanciamento fra, ad esempio, il 60-40, il 50-50, cercando di affinare quello che è appunto l'asset allocation in base alle movimentazioni del mercato, magari non so, in questo momento è 60-40, però forse mi conviene aggiustare e farlo 65-35, forse 55-45. È una ricerca troppo relativa ad un numero che di per sé non ha senso, secondo Warren Buffett, perché si va a perdere il contatto con quella che è la realtà del mondo dell'investimento, e cioè che bisogna cercare di andare a fare un investimento intelligente, un investimento fatto con ponderazione, con un'analisi approfondita di quello che si sta facendo e non affidandosi a un numero. Per cui il ragionamento vero di Warren Buffett non è che fare un investimento con un asset allocation di, ad esempio, 60-40 sia stupido o inutile, ma andare a investire in un 60-40 senza capire il motivo per il quale lo si sta facendo è quali sono le basi di quell'investimento, quali sono le valutazioni alla base di quell'investimento? Beh, quello è in realtà l'errore principale, perché ovviamente si va a fare un investimento che non ha una valutazione intrinseca dell'azione. E dico questo perché si è parlato molte volte, ad esempio, del fare il portafoglio Golden Butterfly o il portafoglio All Weather di Ray Dalio, portafogli che di per sé vanno a ritornare effettivamente quello che promettono nel lungo periodo. Ognuno di questi portafogli, ognuna di queste asset allocation va a fornire all'investitore effettivamente quello di cui ha bisogno, quello che è effettivamente il rendimento che il portafoglio promette. Ma infatti la differenza qui non è tanto il rendimento di per sé, quanto l'andare a capire quello che si sta facendo. E durante questa convention Charlie Munger appunto fa eco alle affermazioni di Warren Buffett, dicendo che il vero problema sono i cosiddetti analisti di Wall Street, quelli che cercano di venderti dei prodotti per ottenere appunto dei rendimenti in base alle loro fee, alle loro parcelle, quello che ti vanno a far pagare per i loro consigli. Un consiglio che secondo Charlie Munger dovrebbe essere evitato, perché l'investitore medio, come posso essere io, come possiamo essere un po' tutti noi, quelli che seguono appunto questi contenuti su YouTube, non ha bisogno di questi consigli, nel senso che questi consigli molte volte vengono forniti dietro la richiesta di una parcella, di un qualcosa che tende a far guadagnare ovviamente chi offre servizio. E l'esempio che faccio io è quello appunto delle banche che offrono ad esempio fondi comuni di investimento, che magari fanno switchare di tanto in tanto, andando a proporre al cliente una effettiva necessità per un guadagno, quando invece l'unico che guadagna appunto è chi propone l'investimento, la persona appunto della banca, la banca di per sé o il consulente della banca, perché in questo modo va a guadagnare più commissioni e allo stesso tempo fa a far perdere quella poca parte magari di profitto che i fondi comuni vanno a dare, andandolo appunto a decurtare dalle commissioni del cliente. Per cui l'asset allocation di per sé, così come ad esempio il consiglio finanziario,
sono nonsense nel momento in cui chi investe non sa effettivamente cosa sta facendo, dove deve andare a parare con il suo investimento. Questo è uno dei motivi per il quale Warren Buffett fa dire molte volte che l'investitore medio, così come diceva anche John Bogle, ma ovviamente lui era di Vanguard e aveva un conflitto di interessi, comunque che l'investitore medio aveva molto più senso che andasse a investire in un fondo indicizzato passivo, come un ETF, perché andava a mitigare quello che era il rischio, andava a ridurre i costi e andava a massimizzare la possibilità di avere un rendimento futuro, senza per questo doversi andare a curare di asset allocation, di fondi comuni, di spese, di gestione, di spese del consulente e così via. Per cui qui la parte importante è che non ha senso andarsi a concentrare su una asset allocation o su una strategia di investimento di per sé, se effettivamente non si fanno delle valutazioni alla base che ci permettono di capire perché, come e quando stiamo andando a fare i nostri investimenti. Piuttosto, come dice sempre Warren Buffett durante questo discorso, è meglio andare a mettere soldi da parte in qualcosa che li tiene per investimento a breve termine. Lui, quando si dice che ha liquidità, ce l'ha appunto in quei short term bond o magari in un conto deposito qualsiasi, come gli investitori piccoli come noi, cercando di andare a avere il tempo di fare le proprie opportune valutazioni, che siano valutazioni concrete, ponderate, quelli che sono i fondamentali dell'investimento che andiamo a fare, proprio per andare a evitare di andare a buttarci in un investimento che non ha nulla a che fare magari con le nostre aspettative, con la nostra strategia di investimento, con quello che ci aspettiamo di ritorno da quell'investimento, perché non andiamo a capire quello che effettivamente stiamo facendo. Per cui fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate voi di queste considerazioni di Warren Buffett, dell'asset allocation, del nonsense, della insensata ricerca dell'asset allocation perfetta per ottenere dei profitti. Per favore nei commenti qui sotto apriamo una discussione e fatemi capire cosa ne pensate. Magari vi lascio anche il link del video originale che è relativo a questo contenuto, appunto questa intervista che veniva fatta a Warren Buffett. Ovviamente se sei nuovo sul canale lascia un pollice in su perché mi fai capire che ti piaccio e che piace anche YouTube, e se sei nuovo iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche, ovviamente per non andarti a perdere nessun contenuto successivo, perché ne pubblico almeno per ora 2 a settimana. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!